Allora, là c'è la Turchia, questo è il Mar Egeo, li divide proprio veramente poche miglia, pagano anche 1.000 euro a testa per poter traghettarsi di qua. Benvenuto. Ciao, ma questo campo è strutturato per accogliere al massimo 3.100 persone. Adesso lì sono 13.000, oltre 13.000. Sono tutti qua con l'obiettivo di richiedere la protezione umanitaria perché fuggono da contesti in guerra. In seguito agli accordi dell'Unione Europea e la Turchia, queste persone sono obbligate a richiedere l'asilo e esaurire tutto il loro processo sull'isola. Rimangono bloccate per mesi, anche anni. Ci sono richieste d'asilo, interviste d'asilo fissate a 2020-2021. Questo è descritto come, è descritto da tutti gli operatori, dei giornalisti che vengono, come il peggiore campo d'Europa. Le persone ammassate una sull'altra, tende divise in quattro con 25 persone dentro, container con 5-6 famiglie. Noi siamo fuori dal contesto, dopo andremo a vedere, c'è una recinzione, no? Che è una specie di... Il campo è un'ex base militare, sì, che è stata riadattata per accogliere queste persone, dove sono stati installati dei container. Voi siete appena fuori, no? Noi siamo dall'altra parte della strada, quindi immediatamente accessibili dalle famiglie. La mattina le famiglie iniziano a fare la coda, si mettono in coda qua fuori dalla cancellata, già dalle 7 del mattino al pieno. Noi abbiamo due cliniche. A Moria ci occupiamo dei bambini, quindi c'è la clinica pediatrica con i dottori, le infermiere, assistenti sociali e psicologi, e qui nella clinica dove siamo adesso ci occupiamo di vittime di violenza, adulti, vittime di violenza sessuale, vittime di tortura, vittime di violenza. Molti di questi bambini hanno vissuto delle esperienze traumatiche già nella loro terra d'origine, molto spesso anche nel viaggio per arrivare qui. Di solito dopo un evento traumatico quello che si cerca è un posto dove si può ricominciare, cullarsi un po' e curarsi. Moria non lo permette, semplicemente. Vediamo molti più casi gravi nei bambini, molti sintomi che ci fanno veramente preoccupare. Qui arrivano all'inizio. L'idea è che questa sia una situazione di transito, che però non lo è che è una crisi cronica. In realtà sta diventando una crisi cronica. Sì, perché se stai due anni in questa cattività diventa terribile. La resilienza stenta a farsi sentire. Questo crea una spirale di depressione collettiva. Ci sono dei casi di persone che non sono più in grado di gestirsi autonomamente. Our house was attacked to the ground, was leveled to the ground by shelling. There was no place for us to sleep even. When? About 4 years ago, and then they moved from their hometown. We've been here 1 month. It's very bad. Look at the skin of his brother, at the skin of the kids. It happened here. The kids got mentally very tired. They have seen a lot. We are looking to find a place that is safe for them, to try and get them a normal life. My mother is on a wheelchair. Whenever I need to take her to the toilet, I have to carry her along with my brother to take her to the toilet. The wheelchair does not go along when there is a mud. My sister, she broke her leg. She cannot walk. So the hospital refused to give us certain assistance. MSF gave us a wheelchair, gave us crutches for my sister. My mother has a diabetic and she's in need for a continuous treatment. Il sistema ad oggi non è in grado di rilasciare l'assistenza sociale, la carta. Quindi queste persone sono al di fuori del sistema sanitario e non possono accedere a cure gratuite. Sembra che proprio da tutti i punti di vista il governo, la burocrazia respinga queste persone. Per fortuna ci sono ONG come Medici Senza Frontiere che vive dei supporti veramente dell'umanità di singoli. Non ci sono parole.
in Heb, è venuto 4 anni e mezzo fa con la famiglia in Grecia, qui a Lesbos, a fare una vacanza. Ed era iniziata la situazione, non era così catastrofica e disastrosa come adesso, c'erano anche palestinesi, quindi conterranei, lui poteva parlarci, eccetera, ha capito la situazione ed è qui da 4 anni e mezzo. Toilets and garbage bins and drinking water all in the same area. This is a fresh bread that is made by the refugees here. It is probably the best thing that happened to this area, let's say. Sono appena uscito con Ihab dal campo interno di Moira, non si può fare le riprese, sono entrato solo io. Forse la situazione è peggiore che fuori, perché si sono ammassati insieme ai container che hanno creato le tende, quindi sono tutti dei cunicoli strettissimi, larghi anche 40-50 centimetri, con tutti i panni appesi. Questa gente è ammassata senza intimità una addosso all'altra. La sensazione più forte è proprio di oppressione psicologica. Il tuo pensiero è stipato assieme accanto a tanti altri pensieri e purtroppo sono negativi. Non c'è né la sensazione in questo posto per nessuno di sicurezza né di dignità. È un continuo sopravvivere. Poi attenzione, parliamo di gente che non ha fatto niente. Psicologicamente questo è distruttivo, perché se io ho fatto una cosa, so di aver fatto quella cosa e mi spetto anche la pena. Loro non hanno fatto niente. No. Attenzione. Il bambino aveva smesso di parlare. L'ultima cosa che ha detto alla mamma è stata: mamma, perché mi hai riportato nella guerra? È un dolore forte allo stomaco e soffre in silenzio e non sa che cosa fare. Where are you from? Lei qui da una settimana. Sta in una tenda, come potete vedere qui sotto ci sono dei pancali che perlomeno sollevano dall'umidità della terra. Lei addirittura non c'è neanche quello, stanno veramente con la schiena sul terreno. Families with vulnerable children like hers, for example her son had an operation in the skull, they need to be moved from here as soon as possible. She expected to come to the Europe that she had heard so much about. This is not Europe, this is like humanitarian catastrophe. Sente che la dignità gli viene negata da tutti i punti di vista. Dice che i suoi figli sono dei bravissimi studenti, hanno delle capacità che qui vengono negate, ha paura per il futuro dei bambini. But unfortunately they're stuck here, their future is this, right here what it is now. No, this is no future, this is no future. The whole family has a cough. This man is sleeping on the side of the road. He doesn't have a tent. Qui si parla di 4-5 mila bambini, c'è troppa gente, è tutto troppo, non c'è il cibo e non c'è l'acqua, se c'è acqua è gelida. Tra poco arriverà l'inverno, e l'inverno qua è come da noi, fa freddo, piove, sarà disastroso perché saranno fiumi di acqua che entrano dentro queste tende, bambini malati, persone anziane malate, eccetera. Sarà raddoppiato il problema, le persone sono raddoppiate, l'anno scorso erano 7-8 mila, quest'anno sono 13-14 mila. Immaginatevi che cosa può essere questa tendopoli di persone che non hanno fatto niente. Non puoi scegliere dove nascere, sono nati in Afghanistan. Stanno in fila anche per prendere la razione di cibo, se arriva a tutti 3-4 ore. Poi stanno 2-3 ore per farsi una doccia, 2-3 ore magari per il bagno. Quindi è una giornata di attesa sfinente proprio. Cioè. Cerchiamo di offrire prima di tutto è un posto sicuro. I genitori sono preoccupati perché vedono il bambino cambiare, li vedono terrorizzati, che arrivano senza voler comunicare, che hanno smesso di giocare, che rifiutano di mangiare, peggiorano giorno dopo giorno. Qui parliamo anche proprio di regressioni abbastanza serie. Non possono più essere se stessi. Moria non è un posto dove si può giocare. Thank you.
Okay. Let me see. It's much better. It's much better. She had a fever, she said. Yes, that was sad question. She had a very high fever, and I took her here, and they gave immediately some syrup. Medicine? Yeah, and I said, just sit and let's see if your fever goes down. Okay. So if it doesn't go down, she has to be examined by the doctor. Okay. What's her name? It's Michelle. Aida. 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 Wow. Oh, it's an important name. She's there much better than before. No, it's much better, really much better. Okay. Aida era arrivata, come avete visto, quasi in uno stato semicosciente, io bruciava proprio, mi ha scottato la mano. L'avete vista come sta meglio, ha fatto un'iniezione, ha dato delle medicine, la stanno monitorando, deve stare lì col papà, tu che stai nella clinica, oggi sta lì tutto il giorno, gioca, eccetera, e poi quando si sarà sfebbrata, che tornerà ad essere i tuoi 36 qualcosa, la rilasciano andare nel campo col papà. Se questi bambini poi stanno dentro un anno, due anni, si spegne il sorriso dello sguardo. Il bambino dovrebbe ridere prima con gli occhi e poi con la bocca. Invece vedevo degli sguardi completamente distanti, seriosi, quasi attoniti, e un lieve sorriso. Ma non arrivava il sorriso agli occhi. Questa cosa mi ha fatto male, perché il bambino non può non avere il sorriso. Là è Moria. Hi. Hi. How are you? Gala, ciao. Ciao. Bella. Questo è un esempio che ieri stava a mezza moribonda e guarda come sta. L'abbiamo ritrovata. Sana, bella, viva, ok.